è necessario, come avete detto tutti, un richiamo di attenzione, perché il fatto che oggi sia venuta un po' di gente, ma che alcuni sindaci non siano venuti, è dovuto anche a situazioni particolari di concentrazione di oggi, ma è evidente che in questo momento non c'è il pathos che si manifesta nei momenti acuti. Siamo, diciamo, fuori stagione rispetto all'accrescimento nell'opinione pubblica di un senso di rivolta che ha suscitato in molti momenti l'argomento. Anche perché l'andare avanti delle situazioni segmentate, sempre rinchiuse dentro ad ambiti che si restringono sempre di più ogni volta, dà il senso che le difficoltà manifestate nel momento precedente siano state semplicemente superate. Non è vero. Anzi, noi rischieremmo di rappresentare il problema dell'autostrada solo e soltanto con il problema più grande, indubbiamente più grande, che è l'attraversamento nel comune di Orbetello, ma non solo, giustamente ricordava Eva Bonini, anche del comune di Magliano e del comune di Grosseto, perché questo implica una situazione particolare. Questo è l'elemento che deve in qualche modo interrogarci, che non significa richiamare alla lotta, significa produrre un contenuto, una guida, un contesto politico-istituzionale che rimanga e che ci consenta, date le contraddizioni che emergeranno, perché emergeranno o attraverso la via giudiziaria con il TAR o attraverso la fase esecutiva di qualche opera, delle contraddizioni che debbano in ogni momento consentirci di riaprire tutta la questione che riguarda il diritto alla mobilità e allo sviluppo e alla libertà più generale di tutti i cittadini della provincia di Grosseto, come giustamente diceva il sindaco di Punto Rotondo, che ringrazio per essere venuto, aver preso la parola e essere rimasto fino in fondo. Non sono d'accordo con, e non è stato fatto qui, ma in questa sala sì, con ancora la retorica dell'autostrada. È superata, è un dibattito vecchio, magari anche ganzo, perché fa figo, incontra magicamente tutte le criticità, perché naturalmente quando si parla di progetti di grande impatto, a seconda di dove questo si verifica, crea un dissenso, e non è solo questo il caso. Quindi, per mettere d'accordo un po' tutti i dissensi, l'unico modo è dire di no, e quindi fa anche, diciamo, è anche un po' facile per questo, e invece governare è la cosa più difficile, quindi non è la strada più semplice. Il dato di riferimento è che nel 2005 quella possibilità di adeguamento è stata accantonata nel 2005 ed è stato proposto il project, quindi l'autofinanziamento, proprio in virtù del fatto che era impossibile realizzare quell'opera e era possibile farlo solo attraverso questo schema. Vogliamo risposte complesse ad esigenze locali che vanno considerate nel giusto modo, apprezzate nel giusto modo, dentro alla realizzazione di una infrastruttura pubblica di attraversamento perlomeno nazionale. Calpestare, non considerare le esigenze, vorrei dire anche banali, a volte molto materiali, del territorio che è stato attraversato, non sbaglio. Da questo punto di vista anche tutta quella parte di mondi ambientalisti, osservatori attenti, qualificati e molto considerati nel palcoscenico nazionale, che parlano molto spesso di noi, parlano del paesaggio e quindi mettono a riparo il bene comune paesaggio senza minimamente considerare che quel paesaggio è abitato
È come se fosse il disegno di un'infrastruttura di un'area disabitata. Nessuno mette in discussione la bellezza o la fragilità del nostro territorio, da ogni punto di vista. Ma abbiamo però una caratteristica, cioè abbiamo spazio. E allora non vedo perché questa infrastruttura debba essere stretta, ridossata sopra, in qualche caso, se non addirittura proprio accanto, addirittura sopra i pochi luoghi dove abitano qualche migliaio di persone tutte insieme. Se è vero che vale un punto e mezzo di PIL, se è vero che lo Stato deve investire in opere pubbliche, se è vero che questa è l'autostrada e lo Stato ritiene strategica più di ogni altra, più di ogni altra infrastruttura stradale da realizzare, gioco forza, se si trova una soluzione adeguata e manca qualche risorsa, senza essere esosi, perché le risorse oggi non figliano e quindi vanno utilizzate bene, ma è evidente che questo ha necessità di vedere una conseguenza politica di attribuzione di risorse adeguate che servono. Questo è un punto di vista che noi abbiamo sempre rilevato, perché non è vero che non c'era un progetto condiviso, non è vero che poteva essere trovato anche un'altra soluzione, anche magari più economica, di un progetto condiviso, e quindi su questa base, su questa convinzione, io credo che la nostra deve essere rimarcata e ribadita come posizione. Credo che sia più efficace lasciare a questo strumento il valore di una piattaforma politico-istituzionale capace di riaprire seriamente la questione autostrada sul territorio e di affrontarla partendo da tutti i punti critici che non sono affatto risolti.